A cosa serve l'organo nella Chiesa di oggi? Non è forse uno strumento obsoleto, uno strumento superato, uno strumento non adatto a parlare al mondo dei giovani? Mi permetto con grandissima umiltà, ma anche con affetto fraterno, di dire a chi la pensasse così, che sia laico o che sia purtroppo spesso a volte anche sacro ministro, che se la pensi così, fratello caro, sorella cara, hai un grosso problema. Ma non perché io sono organista e tu no e apprezzi altro, ma perché c'è un problema di ignoranza di fondo. Se tu la pensi così, permettimi di dirti, tu non sai pregare. Come ti permetti? Ma cosa stai dicendo? No, no, ti sto dicendo la verità. Tu non sai pregare. E ti spiego anche perché. La vita cristiana noi la possiamo suddividere in due carità: la carità contemplativa e la carità attiva. Come possiamo dare le misure e i connotati a queste due carità? Prendendo a modello la croce latina. La croce latina, se ci facciamo caso, è costituita da due legni, da due pali. Il palo verticale e il palo orizzontale. Il palo verticale è più lungo di quello orizzontale. Il palo verticale, che punta verso il cielo e che dalla terra innalza verticalmente verso il cielo, è immagine della carità contemplativa, cioè di che cosa? Di quello che abbiamo detto poco fa. Ognuno di noi, per vivere la sua vita di battezzato, di credente, di amico di Dio, ha bisogno questo amico di frequentarlo, di prendersi il suo tempo, il suo respiro, il suo silenzio, la sua pausa, la sua sosta che lo rinfranchi dalle fatiche del cammino quotidiano. Questo è indispensabile. La carità contemplativa è sospendere i pensieri, fermare il treno delle idee e del caos che mi corre dentro, mettere i miei occhi negli occhi di Cristo, mettermi a tu per tu con l'unigenito e lasciarmi afferrare da Lui, perché da questa mia condizione terrena io possa essere dolcemente portato verticalmente ad alzare lo sguardo verso quell'autentica meraviglia di perfetto amore che è quel Dio trino e uno che tanto ci ha amato da donarsi a noi. In questo rientra anche l'organo. L'organo fa parte di questa verticalità, l'organo ne è parte integrante, anzi, fra tutte le arti, la musica sacra, se ci pensate bene in base a quello che dice l'ultimo concilio, il Vaticano II, la musica sacra è l'unica arte che fa integralmente parte della liturgia, perché mentre tutte le altre arti servono a poter connotare in qualche modo la liturgia, a poter vivere meglio l'aula liturgica, a poter colpire i nostri sensi con dei messaggi specifici che rimandino a, per esempio, i paramenti che indossa il sacerdote, perché le vesti anche dal punto di vista biblico hanno enormi significati, l'uso dell'incenso, del profumo che ci rimanda alla presenza di Dio, alla gradevolezza della preghiera, l'architettura, l'oreficeria, tutto, tutto. Ma la musica fa integralmente parte della liturgia. Perché? Perché è interamente e perfettamente a servizio di quella parola che è la parola di Dio delle scritture, che da essere contemplata e ruminata nell'atto compositivo o esecutivo qualsivoglia, nella liturgia diventa parola pregata. La parola di Dio diventa la nostra parola con cui ci rivolgiamo a Lui, perché senza la sua parola noi a Lui non sappiamo manco cosa dirgli. E qui interviene il canto gregoriano, il canto dell'assemblea, il canto corale, la musica organistica che dal canto
prende proprio le sue radici, non solo dal punto di vista storico-antropologico dello strumento, ma anche dal punto di vista mistagogico e teologico. L'organo fa parte di questa verticalità.